Ogni anno in Italia vengono consumati circa 270 milioni di chilogrammi di caffè. Di conseguenza, in media, ogni italiano consuma 4,5 kg di caffè, necessari per fare 643 tazzine di espresso all'anno. Nel nostro paese, il metodo più diffuso per preparare il caffè è mediante l'utilizzo della moka, anche detta caffettiera. Ideata da Alfonso Bialetti nel 1933, la moka è un capolavoro di ingegneria che sfrutta i principi della termodinamica per produrre un gustosissimo caffè nel giro di pochi minuti. Essenzialmente è composta da quattro parti: la caldaia, il filtro a imbuto, il filtro a piastrina e il bricco, detto anche raccoglitore. Come prima cosa si riempie la caldaia d'acqua, fino ad arrivare all'altezza della valvola di sfogo. Successivamente si infila il filtro a imbuto nella caldaia e ci si mette il caffè macinato, non troppo pressato. Dopo aver avvitato il raccoglitore, si mette la caffettiera sul fornello. L'acqua, riscaldandosi, inizia ad evaporare all'interno del bollitore. Secondo l'equazione di stato dei gas perfetti, P per V uguale NRT, dove P sta per pressione, V per volume, T temperatura espressa in gradi Kelvin, N il numero di moli di gas ed R è la costante universale dei gas. A questo punto l'ebollizione causa l'aumento di temperatura e numero di moli del gas, con un conseguente aumento proporzionale di pressione e volume. La pressione interna del bollitore spinge l'acqua lungo il filtro ad imbuto, contrastando la forza di gravità. In questo modo fluisce attraverso il caffè macinato, dove ne assorbe il colore e l'aroma, e successivamente, passando attraverso il cosiddetto camino, arriva nel bricco, dove viene raccolta. Ognuno ha il proprio metodo di preparare il caffè, dal livello dell'acqua alla quantità e pressurizzazione del caffè. C'è chi preferisce farlo uscire lentamente e chi invece utilizza del caffè precedentemente preparato al posto dell'acqua per farlo più intenso. Con poco zucchero o senza, con il latte o la panna, il caffè è la bevanda preferita degli italiani, non solo per il gusto e la carica, ma perché ci dà un motivo per stare un po' in compagnia.